Ho visto una persona sul balcone e con la veranda aperta, però io ero sicura di averla chiusa. E quando sono arrivata qui sotto, che gli ho urlato, lui si è lanciato dal balcone, è arrivato a 1 metro da me e poi lì c'era un altro ragazzo e si sono avviati a piedi tranquilli. Stava rientrando a casa quando ha visto il ladro nel terrazzo, ancora un furto in un'abitazione, ancora una volta la vittima che si è trovata faccia a faccia con il malvivente, come è successo in via Tiepolo nel quartiere Giotto. I ladri non sarebbero stati intimoriti nemmeno dai quattro cani di grossa taglia. Due dentro e due fuori, loro hanno tranquillamente, sono saltati su, hanno divelto la luce che c'era, hanno forzato la veranda, hanno rotto la porta finestra e a quel punto sono entrati e hanno rubato gli orologi importanti, anche dei ricordi, oltre che il valore, però hanno messo sotto sopra tutto e solo perché sono arrivata magari alle 11, perché sennò chissà che cosa trovavo dentro casa. Un episodio purtroppo non isolato. So che hanno rubato anche lì, in quel palazzo lì, in quello lì, in questo qua dietro. E dice se di un altro palazzo qua dietro hanno fatto 4 piani su 5. Di cosa c'è bisogno? Di più controlli, di più illuminazione. Perché se le persone vedono, magari qualcuno si accorge. Ma se è tutto buio e non si vede, anche una persona che passa a piedi, come fa a accorgersi? Ladrinazione anche in via Sansovino. Il primo a quella terrazza con tutti i fiori. Il secondo a quella casa laggiù che c'ha quelle due persiane. E il terzo l'ha ritrovato a questa terrazza qui, ma quella ragazza che sta lì dove c'è quella cosa in alluminio l'ha visto con la pila e ha verciato lui e riscappa tre salti, uno, due, è scappato da quella rete lì, ha saltato là. Nell'ultimo episodio a mettere in fuga i ladri sarebbe stata proprio la vittima che si è trovata faccia a faccia con il malvivente. Altri colpi invece sono andati a segno. Addirittura qua su hanno fatto saltare anche una cassaforte senza sentire niente. Hanno addormentato i cani, sicché ne è gente improvvisata. Tanta l'amarezza e la preoccupazione anche in questo caso da parte dei residenti. Ora male, prima bene, perché se poteva lasciare le chiavi in luce non succedeva mai niente. Io ho lasciato le chiavi in luce, ho lasciato il furgone aperto, le chiavi nello scooter. Ora tutti si lascia, tutti luce accesa, già qualcuno ha messo l'allarme e si cercherà di attrezzarsi. Non credo che poi pigliano sempre di mela questa zona qui, perché sennò allora conviene metterci le guardie nel corpo lì.